Anche questo può capitare facendo qualche passeggiata sul nostro meraviglioso Appennino parmense. Le immagini che vedete sono state riprese nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio 2022, in una località della Val Pessola. Il Pessola, per chi non lo sapesse, è un affluente del fiume Ceno che a sua volta è un affluente del fiume Taro. Le immagini sono particolarmente suggestive perché riguardano due estrici tranquillamente a zonzo in un campo arato. Fino a pochi anni fa si riteneva che in questo territorio gli istrici non fossero più presenti e fossero scomparse così come tante altre specie animali. Poi vi sono state le prime tracce, soprattutto ai danni degli agricoltori che si vedevano deturpati i loro campi di patate ma anche di altri prodotti ortofrutticoli. Poi alcune immagini ed ora vediamo che gli istrici sul nostro territorio ci sono e ci stanno particolarmente bene, come questi due qua che andavano a zonzo in questo campo. Ma per saperne di più vi ricordiamo che gli istrici sono più noti come porcospini e sono roditori della famiglia degli istricidi diffusi in Europa meridionale ed in Africa. Hanno una lunghezza da testa a corpo tra 650 e gli 850 mm, quindi possono arrivare a poco meno di un metro. Di peso possono arrivare fino ai 20 kg. È il più grande roditore africano ed europeo. Sono famosi per i loro aculei, che presentano anelli bianchi e neri alternati. Sia la cresta che gli aculei si rizzano quando l'animale è impaurito e minacciato. È una specie terricola e notturna, ma come vedete è visibile anche di giorno. Qui eravamo attorno al tramonto. Durante le ore diurne si rifugia nelle grotte, nelle buche, sotto gli alberi o in tane abbandonate da animali e nei crepacci rocciosi. La locomozione, come vedete, è una camminata, un lento trotterellare e a causa delle sue grandi dimensioni non è in grado di arrampicarsi. Quando minacciato, gli aculei della coda sono agitati e provocano un tintennio. Se realmente provocato da un potenziale predatore, l'individuo carica all'indietro con gli aculei della groppa, lasciandone qualcuno infilzato nella pelle dell'aggressore, provocando talvolta gravi ferite. Ma una persona che abita non molto distante da questa posizione poi si è vista infilzata le gomme della propria automobile da parte di questi aculei. Ebbene, finché gli aculei erano all'interno dello pneumatico, nessun problema, una volta tolti, pian piano lo pneumatico si è sgonfiato ed ha dovuto cambiare. Sono animali sociali e gregari, infatti qua vanno in giro in coppia. Gli piacciono molto frutta, radici, bulbi e cortecce, ma soprattutto patate dolci. A volte si nutre anche di ossa per carenza di calcio. A causa del comportamento difensivo particolarmente funzionale, l'istrice ha pochi predatori. Quindi non c'è bisogno di andare fino in Africa per vedere l'istrice, basta andare sull'Appennino parmense. Ma mi raccomando, state attenti, perché anche il re della foresta, il leone, ha paura ad avvicinargli troppo.